L'eliminazione ai rigori dalla Coppa Italia di Serie D è ormai in archivio. Il Barletta è pronto ad esordire in campionato. Domenica 4 settembre i biancorossi torneranno a calcare il palcoscenico della Serie D a 7 anni dal fallimento che dalla C li fece piombare in eccellenza e a ben 14 anni dall'ultima volta. Era la stagione 2007-2008 quando D'Alino e compagni chiusero il girone H di Serie D alle spalle dell'Aversa per poi essere ripescati in Serie C2. Anche per la ripartenza sulla strada dei biancorossi ci sarà una squadra campana. Dopo il prologo di Coppa con Matisse e Portici, ad inaugurare la stagione in campionato sarà il gladiator Santa Maria Capua Vetere, pronto ad ospitare gli uomini di Farina in una gara ricca di insidie. Che è un campo importante, il Gladiator ha fatto la C, è una partita importante, una partita come tutte le partite in Campania, è una partita in cui gli avversari faranno la partita della vita, anche perché il Barletta è anche una società storica, però noi dobbiamo cercare di aumentare ancora i giri e di essere un po' più cinici, perché poi le due partite ufficiali hanno detto che siamo andati verso la porta una ventina di volte, abbiamo fatto due gol, dobbiamo essere più bravi a finalizzare meglio. Migliorare la percentuale di realizzazione fa tesoro delle buone indicazioni avute nei due match ufficiali fin qui disputati. Così si potrà superare l'ostacolo gladiator. Le indicazioni sono state positive perché abbiamo giocato con due sistemi di gioco diversi e abbiamo fatto bene, ho detto soprattutto il secondo tempo. La condizione è salita e questa è una cosa importante. I ragazzi, sia quelli che sono entrati che quelli che hanno giocato all'inizio, hanno dato il massimo, quindi abbiamo fatto giocare un altro 2004 Cassatella dall'inizio oggi e quindi abbiamo messo altro fieno in cascina. In Campania, Polidori e compagni saranno accompagnati ancora una volta dal calore dei tifosi, arma in più per affrontare una trasferta difficile. Noi abbiamo il dodicesimo uomo vero e quindi l'invito domenica, domenica sarà una partita importante, sarà la prima dopo tanti anni in questo campionato. E quindi invito i tifosi a starci vicino e a seguirci domenica a Santa Maria.